Buongiorno a tutti gli utenti di Inquieta Notizie e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa. Oggi, lunedì 15 ottobre, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud che titola Reggio il giorno dei commissari. Andiamo all'unica pagina interna in cui vi sono notizie che riguardino la piana di Gioia Tauro. Le troviamo appunto a pagina 17. Eccoci qua. Villa San Giovanni, altro che penale, Eurolink paghi, Rosarno di spalla, Mancuso confermata alla guida del PD, assenti i dissidenti. Si è celebrato ieri a Rosarno il congresso cittadino. Cosoleto, in sicurezza la provinciale di Madonna dei Campi, Oppidum Amertina, il vescovo Milito esorta la chiesa della Piana, tagliare i rami secchi. E questo l'anno della fede. Cinque frondi, il PDL difende Cascarano, vittima di ossessioni. Non sono andati giù alla maggioranza gli attacchi di rinascita per Cinque frondi. Passiamo alle pagine del Quotidiano della Calabria, ricordandovi che oggi sono poche le notizie, in quanto nei giornali, appunto, è molto lo spazio dedicato allo sport. Bomba contro un imprenditore, Lamezia, l'ordigno fatto esplodere davanti a un'abitazione di Giuliano Caruso. L'intimidazione all'uomo che fu vittima di estortori, poi finiti in carcere. Andiamo anche in questo caso alla ricerca della pagina della Piana. Il PD a congresso perde pezzi. Stefania Mancuso confermata alla guida del circolo di Rosarno, ma falliscono i tentativi di mediazione. La corrente che dialoga con l'UDC si autosospende e non rinnova le tessere. Quindi a Rosarno è complicata la questione inerente al Partito Democratico. E infatti c'è un altro articolo in cui viene appunto approfondita questa questione. Partito Democratico alla resa dei conti. Il consigliere di maggioranza abruzzese non rientra nei ranghi e resta ancorato solo alla figura del sindaco Tripodi. Cinque frondi, la mia amministrazione ha fatto molto più di quanto si poteva fare. Cascarano bacchetta l'opposizione e si appella ai cinque frondesi. Oggi, sempre a cinque frondi, ecco i diari di mio padre per avvicinare la lettura. E quindi viene presentato il saggio scritto dal giornalista Rai Gregorio Corigliano. Passiamo alle pagine di Calabria Ora. Ruba 5 lampadine, gli rubano i genitori. È minorenne, ma dopo il colpo viene assegnato alla comunità. Passiamo alle notizie che riguardano la piana di Gioia Tauro. Tra ritardi e guasti, tendopoli migranti pronta a scoppiare. San Ferdinando, l'associazione affidataria scrive al comune. Niente fondi e bagni rotti. E il sindaco Madafferi chiama regione e provincia e chiede: non lasciatemi solo. Arriva l'inverno e la situazione dei migranti diventa, come ogni anno purtroppo, molto spinosa perché è importante garantire situazioni abitative che siano adeguate. Il PD sceglie ancora Stefania Mancuso e si stringe al sindaco. Rosarno in congresso guida confermata e nuovo patto di fedeltà alla giunta Tripodi. E ancora Rosarno, Madonnina la rotatoria, ha proposto un sondaggio. Cinque frondi, musicale, Cascarano glissa, il manifesto del primo cittadino non chiarisce i dubbi di rinascita. E infine una pagina dedicata al commercio Gioia Tauro di Pasquale Patamia, i pionieri del commercio. Viaggio nell'antica tradizione dei venditori ambulanti che fino agli anni 50 distribuivano le merci nei nostri paesi. Da un lattaro al pezzaiolo, gli antichi mestieri oggi scomparsi. Era questa l'ultima notizia di oggi. Piana Stampa torna domattina alle 8:30, come sempre, subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.